Chi è l'evaso? Buongiorno a tutti dal Comitato Antiracket City Report Tullio Trapasso. Ci troviamo in via Isernia. Siamo ancora al mercato del QT8. Dopo un anno, circa un anno e mezzo, in cui ci era stato detto che dalla nostra precedente visita questo luogo era diventato uguale al centro di Milano, beh, diciamo che Beppe Sala, la sua visione del centro e delle periferie è un po' strana. Dani ha appena fatto vedere questo murales con scritto evaso, ma non è quella sicuramente la cosa che ci preoccupa. Ci preoccupa molto di più quello che potete vedere qui. Cioè, qui la notte è un luogo molto abitato, ci sono dei clochard, ci sono dei cani, come potete vedere, molti cani, almeno quattro, che sono tenuti anche discretamente bene. Il vero problema di questa zona si trova sotto questo che stiamo vedendo adesso, che è il pian terreno. Perché al piano di sotto ci sono delle persone che vivono di espedienti, perché il parco, come ben sapete, che si affaccia su una chiesa, che si affaccia su una scuola, la notte purtroppo è frequentato molto male. C'è un traffico di prostituzione organizzata, come è stato segnalato diverse volte anche dalla questura e dal commissariato di zona, e questo luogo viene utilizzato anche come posteggio dell'amore. Adesso vi facciamo vedere anche questa parte che noi abbiamo visto in queste sere e vi faremo poi vedere le immagini appunto di quel che succede anche la notte. Noi siamo venuti adesso per far vedere il giorno. Guarda, qualcosa aprono per te a mettere l'immondizia per occultare, eh? Esatto. E questo E cos'è? qui dove vedete tutte queste catene, sono tutte catene che vengono divelte, come vedete, per permettere, guardate lì, l'ingresso a pagamento, chiaramente, perché c'è un somvegliante per la consumazione dei rapporti delle prostitute. Quindi qui la sera c'è proprio un guardiano che fa entrare e uscire le macchine a suo piacimento. Poi potrete vedere in giro dei fazzolettini, oggi è stato anche abbastanza ripulito rispetto al solito, ci meravigliamo, ma dovrebbe essere così. E questo è tutto per il mercato comunale QT8. Fai vedere questa, la famosa scritta del mercato, che è ancora il simbolo di Milano. Per ora è tutto, adesso andremo a occuparci delle aree sottostanti, dove invece c'è un'altra situazione ancora che poi vi faremo vedere. Seguiteci. Adesso accendiamo la luce. Ok. Guarda qua, aspetta, qua. Bella sta bici, ma chi l'avrà Sì, ve la rubata? faccio la foto prima. Ma chi l'avrà rubata? Boh, ormai era tutto a posto, tutto in sicurezza. Guarda quanta immondizia. Ah, qui è il solito fallout nucleare che passa. Sì, E ma sparisce tutte queste tutto. passate di pomodoro, cioè, vabbè, perché fanno i falò e si cuociono là sopra la pasta. Sì, no, esatto. No, ma lì E ci cuociranno sicuramente anche la qui droga. girano la pasta. Ci girano anche la droga, è quello il problema. Tra l'altro, adesso io non so dove sia finito Tullio. Tullio! Guarda qua, Sì, l'ho visto prima, acqua sì. che va tutta andare giorno e notte 24 ore su 4.
Tullio, dobbiamo fare quale sia la porta per entrare. Tullio, io sono in live. Sì, vieni. Ho inquadrato una grossa aperta d'acqua. Amici della live, se ti reggo Tullio Trapasso, siamo entrati dove un anno e mezzo fa abbiamo trovato le stanze. Come potete vedere, in questo momento le stanze sono state fatte invece tutte nel piano ancora inferiore, ancora più imboscato, per non far vedere quello che succede, ma che il luogo sia vissuto, credo che non esistano dubbi. No. Questo è il bagno. Ti prego. Questi sono rotolo di carticeniche. Bagni, sì, sì. Qua ci si puliscono. Sicuramente proprio. Questa mutazione della situazione, vedete che c'è scritto Barbone. Eccetera, è dovuta anche al fatto che la polizia li aveva trovati qua l'ultima volta che eravamo stati con Vladimiro, per cui si sono trasferiti, è rimasto ancora qualche segno, quindi la pentola. Seguimi che facciamo vedere un attimino fuori dove siamo. Sì, sì. Mamma mia, che puzza che c'è là dentro, scusami tu già. Qua potete vedere dove siamo, questo sì, è il piano inferiore della struttura del mercato, quindi gli uffici, diciamo, e anche il settore commerciale, c'è le frigorifere. Adesso il bivacco, come vi abbiamo dimostrato, si è spostato tutto nei piani inferiori. Diverse le stanze, diverse le situazioni, sicuramente un problema molto forte di sicurezza che andrà analizzato e bisognerà trovare una soluzione. Vi salutiamo. Una sola cosa, Tullio, di là c'è una perdita d'acqua che va avanti giorno e notte. Allora, la perdita 24. D'acqua che c'è dall'altra parte l'avevamo già vista prima, la vedete anche in altre immagini. Quella perdita d'acqua è stata causata appositamente per recuperare dell'acqua, per lavarsi, infatti abbiamo trovato dei flaconi di shampoo, eccetera, anche delle bottiglie, come acqua appunto per i servizi igienici. Direi che altro per ora non abbiamo da aggiungere, seguiteci e condividete, vi aspettiamo, Tullio Trapasso, sei diretto, andiamo avanti. Un attimo, no, vieni qua, vieni Tullio. Scusatemi, saluto lì, tagliami quel pezzo là, vai. E ciò che ci aveva anticipatamente comunicato Tullio, ahimè, come sempre si è verificato con sì, puntualità. Però, mi dà un occhio tu, se arriva quel punto. Grazie. Vai. E ciò che ci aveva detto Tullio, ci aveva anticipato prima del nostro arrivo, si è purtroppo, come sempre, puntualmente verificato, ovvero in questi garage abbandonati del mercato, ex mercato comunale del QT8, è evidente ormai il segno non dei bivacchi ma dei giacigli della prostituzione. Infatti qui abbiamo trovato tantissimi coltelli da cucina nella bambina abbandonati, occultati da coperte, e poi immancabilmente i materassi, i cuscini e naturalmente le coperte che non servono, ripeto, per la notte, ma perché qui di notte c'è la vendita del corpo da parte di alcune ragazze con un vero e proprio racket rumeno. Infatti qui dentro abbiamo trovato un rumeno a guardia. Dal comitato anti-racket, anti-abusivismo e City Report è tutto.